Cari quaddisti, ed eccoci per la prima volta, tentiamo un'intervista alla Formula One GP in macchina. Ecco il nostro opinionista Franco Frattone, Extreme Tech, che è un team che questa domenica schiera veramente tanti piloti e tanti giovani promessi. Ci faremo correggere da Franco perché non lo azzecchiamo una volta la pronuncia di Edgard Menelist. Mengelist, porca. Mengelist non va bene, Menelist neanche. Mengelist, va bene. Però adesso l'abbiamo imparata, ce la dimenticheremo domani perché siamo vecchi e rincoglioniti. Io, ovviamente. Grande Franco, abbiamo visto una Yamaha del team RZ che è il tuo team di punta per l'Italia. Abbiamo visto un mezzo con i rapporti lunghi copiare perfettamente le asperità del terreno, inserirsi in curva, scaricare una follia di cavalli ed arrivare sulle salite e non perdere un metro dagli altri che avevano indubbiamente i rapporti un po' più corti. Ci è quasi sembrato che addirittura non inserisse la quinta la moto del Giova. Io in tutta onestà ero giù in basso, per cui non riuscivo a vedere bene tutto. Senz'altro tirava dei rapporti più lunghi degli altri, ma è anche un motore che ha tantissima coppia, per cui è meglio usarla. Se usi i rapporti corti i rischi sono che pattini, soprattutto sul terreno duro, così invece di andare avanti andresti indietro. È un controllo di trazione meccanico, sì, all'antica, allunga i rapporti per piano. Franco, sul punto di vista sospensioni, abbiamo visto una traiettoria veloce, molto molto dura, quasi cementata. Abbiamo visto un esterno traiettoria devastante, più di 5-6 cm di terra di riporto granulosa. Chi ci mette le ruote fa un bagno di sangue per quanto allarga e soprattutto per i secondi che ci perde. Cosa hai fatto? Come sei riuscito a dare l'optimum ai piloti con le tue sospensioni? L'optimum oggi l'abbiamo dato tirandogli le orecchie. Ai piloti, sì. Minacciandoli. Perché sulle piste dure bisogna guidare puliti. Inutile andare a inventarsi quello che hanno cercato di fare nel primo turno di prove, per cui guidare con calma, andare via piano, cioè piano per modo di dire, ma prendere la traiettoria, spalancare quando si può spalancare, non questi continui aprire e chiudere che abbiamo sentito tutto il primo turno da tutti quanti, ecco. E le cose sono migliorate, poi logicamente abbiamo lavorato un po' sulle sospensioni, abbiamo ammorbidito parecchio, direi, in generale, almeno con i piloti di punta che sai, è una pista abbastanza impegnativa dove la minima variazione alle regolazioni viene percepita. Sì, chiaro, infatti, che se un pilota non sfrutta il 110% il mezzo, diciamo che l'optimum è anche poco, vi è poca differenza tra una regolazione minima senz'altro, però devo dire che tutti sono andati più veloci nel secondo turno e hanno guidato notevolmente meglio. Nonostante la pista fosse sicuramente in condizioni di aderenza peggiore e si fosse la parte veloce della pista troppo, troppo dura, che tendeva a perdere, a non avere trazione, la parte esterna della pista era veramente piena di materiale di riporto. Se guardi, hanno girato circa 3 secondi più veloce rispetto al primo turno. E parliamo non solo di Edgar, che la pista non l'aveva mai vista, ma anche gli altri che la pista la conoscevano già o la conoscevano, insomma ci hanno già girato. Pertanto direi è stato un insieme di cose, sospensioni, un po' di lavoro, ma io direi che il merito soprattutto è stato di capire come bisogna guidare, che è praticamente una fotocopia della gara di domenica scorsa in Germania. Beh, questa pista è una notevolmente meglio di vista spettacolare della velocità e anche della tecnica, però il percorso duro quanto quello e bisogna guidare puliti. Franco, abbiamo visto Cesari sfoderare la nuova versione di sé come pilota, grande concretezza, grande pulizia di guida soprattutto nel secondo turno. Sicuramente una tirata di orecchie. Chi ha tirato le orecchie a Cesare al primo turno? Subito io. Subito. No, lui stava tornando indietro al primo turno. Ma non è che stava tornando indietro. Secondo me, senz'altro, Andrea sta crescendo. E uno dei problemi di Andrea è sempre stato quello di
convincersi di essere capace di andare forte, perché forte era capace di andare, ma non si esprimeva mai, entrava sempre. Non aveva poi la costanza del fare un intero giro. Sì, metteva sempre qualche imperfezione. Si scoraggiava spesso, aveva tutti questi tentennamenti. Penso che nelle ultime gare ha preso coscienza comunque di avere delle capacità. Ricordiamo seconda alla prima manche dell'Europeo di questa domenica in Germania, secondo posto assoluto. E per cui è entrato subito, però è entrato, diciamo, un pochettino dall'altro estremo, invece di essere troppo, con un po' troppa voglia di fare, via, mettiamola così. E faceva una montagna di errori, pertanto impreciso, sì, poco fluido anche sui salti, irriconoscibile. Beh, esatto, per cui ha cercato di trovare anche delle scuse, cioè scuse, diciamo, per modo di dire, ma la moto mi fa così, ma la moto ti fa cos'ha, gli abbiamo detto, la moto fa così perché tu fai cos'ha. Comincia a fare così e vedrai che tutto va liscio. Difatti abbiamo cambiato veramente poco, lui si è messo un attimo più tranquillo e oggi penso che fosse quello che girava più forte assieme a Nicola. Sì, anche sinceramente anche a noi è sembrato questo. Chiaro che nelle prove libere è alquanto difficile prendere i tempi di tutti, ma la, diciamo da fuori l'idea era questa. Parliamo di Mangelist, Edgar Mangelist. Sei tu che l'hai trasformato in un piccolo Romain Coupry o è lui che ha le stesse caratteristiche di Romain? Ma io non l'ho trasformato, io posso soltanto insistere su certe cose che vedo. Oggi sembrava di vedere guidare Romain in molti lui in molti ha senz'altro punti. La leggerezza di Romain e determinati modi di guidare che sono di Romain. Se continuasse a copiare anche il resto, che oggi esempio era uno dei punti dove lui aveva qualche difetto e che è uno dei difetti che hanno quasi la maggioranza dei piloti, però è sulla strada giusta, è un ragazzo che non bisogna dimenticarsi, ha 17 anni, vive molto lontano, è esposto pochissimo alle competizioni internazionali, pertanto secondo me è un talento incredibile. Adesso ha cominciato a frequentare un po' l'ambiente dell'Europa, così viene spesso in Italia, si è fatto tanti amici, anche lui è un ragazzo ha iniziato a guidare una moto diversa dal KTM anche, per fare esperienza, che è importante, sì, ma è probabilmente la migliore Yamaha di alloggi esistente. Penso che su quello non ci sono dubbi, ha una grandissima moto per le mani. Però, è una grandissima squadra, sia te con la tua azienda con le sospensioni, sia il team RZ per quanto riguarda la moto. Sì, non è da tutti avere un essere seguiti in questo modo. No, quello senz'altro, però sai, avere le moto non basta, qui fai la svelta a prendere le manciate di secondi, per cui è un attimo. Ecco, lui è uno che si adatta e ha fatto bene. Cioè un altro ragazzo, un po' come Andrea, ecco, direi, forse un pochettino più maturo, più concreto, più sicuro di sé, perché sì. Il problema di Andrea Cesari non è che non fosse concreto come persona, ma era sicuramente quando metteva il casco ed entrava in pista non riusciva a concatenare le sue qualità e la gestione della moto in modo da come gli altri grandi campioni. Era una mancanza di certezza nel suo che lo portava ad avere delle mancanze nell'arco del giro completo e soprattutto nell'arco della singola gara. Adesso ha sicuramente dimostrato a se stesso e ha dimostrato agli altri di essere uno dei migliori piloti d'Europa e nel secondo turno abbiamo visto proprio entrare, ma senza la minima riverenza. Vabbè, non c'è tanto. Senza il minimo timore reverenziale. No, Franco, sai, ti devo dire una cosa, che è stato un bene che comunque Andrea avesse quell'umiltà, perché non ha fatto tantissimi errori fino ad oggi, cioè non ha strafatto, che sarebbe stato assurdo per lui convincersi troppo facilmente di essere troppo bravo, perché quella è l'altra parte dopo. Certo, che poi è la parte opposta della medaglia, ma altrettanto distruttiva. È arrivato anzi. Pian pianino, ha preso tante bastonate sulle orecchie, qualcuno ha anche dubitato. Ricordiamo, ancora bastonato sulle orecchie da campioni d'Europa. Sì, no, ma io dico l'ha bastonato le critiche,
no? A volte un pochettino troppo poco attente al fatto di Andrea, di come è fatto. Parliamoci chiaro, 18 anni Andrea, non avrà 17 ma ne ha 18, poco cambia. Franco, interrompiamo e ripartiamo subito con una nuova intervista per dare un po' di riposo alla nostra scheda.